Ed eccoci, un altro incontro con il riccio incazzato, nostro caro amico. Questo appuntamento del venerdì delle 21:30, che cercheremo di farlo diventare più stabile senza troppe interruzioni. Vostro Saius che vi sta parlando, questa sera il vaso di Pandora, il nostro riccio incazzato, ci parlerà di cose molto interessanti e ci dirà la sua, come al solito, con la sua verve e quel suo umorismo. Bene, salutiamo il nostro amico Riccio Incazzato innanzitutto e poi dirò alcune cose ancora. Riccio, un saluto agli amici. Carissimi amici, e buonasera, ritorniamo con il nostro vaso di Pandora dopo una breve défaillance. Comunque questa sarà la penultima trasmissione del mese di luglio. Ci risentiremo venerdì prossimo per farci gli auguri di una vacanza, speriamo, di riposo e di rilassamento, sempre se il governo ci lascia la possibilità di poter affrontare le spese delle vacanze e avere l'animo un po' sereno, cosa che non credo possibile. A te, Rosario. Bene, ti ringrazio Alfredo. Voglio solo ricordare alcune cose importanti ai nostri amici. Il nostro indirizzo del blog, per esempio, www.saiuswebradio.net, e le nostre email, info@saius.com per chi volesse scrivere a Saius Web Radio Web TV. Riccio.incazzato@saiuz.com per chi volesse scrivere a te, Alfredo, al nostro caro Riccio Incazzato, Certo. per proporre articoli, fare dei commenti, insomma suggerimenti e quant'altro. E poi, per quanto riguarda la parte, diciamo, più artistica, musicale, possono scrivere a gianluca@saiuz.com. Questo è molto importante perché questi indirizzi email sono fondamentali per Saiuz Network o Saiuz Web Network. Anzi, vorrei invitare tutti gli amici che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno, perché questa trasmissione verrà registrata e poi verrà messa su YouTube e sul blog. Allora, sul blog troverete una votazione. Come vogliamo chiamare il network di Saiuz? Saiuz Network oppure Saiuz Web Network? Questo è molto importante. Quindi andate a votare e fateci sapere il vostro parere, insomma, la vostra preferenza. Voglio ricordarvi che lunedì sera ci sarà alle 22 su Science Web Radio, quindi ascoltabile dal nostro blog www.sciencewebradio.net, la consueta trasmissione dei due compari con sottoscritto e con Gianluca. E ovviamente anche con Luca. A questo punto possiamo entrare nel vivo della trasmissione, Alfredo, perché non vorrei Perfetto. dilungarmi molto, ok? E ti lancio la cosiddetta palla. Vai, Alfredo. Ok, carissimi amici, il Riccio Incazzato è ancora qua a spulciare giornali e social network per trovare informazioni che facciano incazzare, perché non basta solamente che lo sia io, l'importante è che lo siamo tutti. Perché la situazione è talmente grave, è da guerra civile ormai indubbiamente, e più gente si incazza, meglio è. È un problema fondamentale. L'altro giorno sentivo una canzone popolare, di cui però non so il titolo, perché quando mi sono sintonizzato sull'emittente era già iniziata. E diceva, anche se il testo era stato scritto, credo nel 1800, verso la fine del 1800, invitava la gente che aveva dei dubbi, aveva
il sentore che qualcosa non andasse a ribellarsi. Le parole dovrebbero essere circa queste: ti lamenti, perché ti lamenti? Prendi i bastoni e mostrali i denti. Questo dovrebbe essere il nostro motto: prendere il bastone e mostrare i denti, non sempre chinare la testa come le pecore e seguire il cane pastore perché lo rinchiude nel recinto. Il problema è grave. Qualche notizia così al di fuori, presa al volo, tanto per scaldarci, che dire scaldarci in questi giorni è una parola brutta, perché è talmente caldo, è talmente afoso che veramente si sta male. Comunque, negli ultimi weekend, per esempio, ci siamo tanto rallegrati del calo della benzina, delle offerte che alcuni distributori, come la Shell e altri, l'IP, eccetera, hanno proposto per i due giorni, il sabato e la domenica, un abbattimento dei prezzi della benzina e del diesel, tanto che la benzina veniva offerta a 1,60 euro. Tutti a fare il pieno, infatti guardavo mentre andavo a lavorare i distributori segnati da questa iniziativa e c'era la fila di macchine a fare il pieno o comunque a rifornirsi. Bella cosa, certamente, però anche dietro questa bella cosa si è nascosta una bella presa per il sedere, perché, come avete visto, i prezzi della benzina sono notevolmente aumentati, e non perché il petrolio è aumentato, variazioni di barili, tutte quelle storie lì, ma semplicemente perché il governo ha voluto ritornare di tutti i soldi che ha perso con queste offerte. Quindi bisogna stare anche molto attenti a queste cose, perché come nella pubblicità, come nelle offerte ai supermagazzini, agli magazzini, eccetera, c'è sempre la fregatura dietro. Questa è una fregatura dolorosa, perché ci ritroviamo a dover restituire con gli interessi quel poco di sconto che ci era stato fatto. Questa è una notizia, così, al volo. L'altra notizia, invece, che purtroppo di quella ho pochissime informazioni, mi è sembrato di aver letto sul social network che lo Stato si è appropriato indebitamente di 80 milioni di euro che erano stati raccolti dai social net, dalle onlus, da destinare a varie iniziative umanitarie. Anche questa è una cosa inimmaginabile in un paese civile, che delle onlus che forniscono alimenti, vestiari, medicine e via discorrendo vengono truffate dallo stesso Stato e gli vengono portati via i soldi che hanno raggranellato a fatica dai donatori per queste iniziative. Io spero che questa notizia non sia così catastrofica, però c'è sempre un dubbio, c'è sempre il dubbio che questo sia pura verità, perché indubbiamente, adesso però facciamo un altro discorso e cambiamo registro, sempre nei termini delle onlus e sempre nei termini di queste iniziative che tamburellano le pubblicità ogni momento, di
associazioni benefiche che raccolgono soldi, che raccolgono i famosi messaggi sui numeri personali a 5 cifre, e c'è sempre il rischio, indubbiamente, perché già alcune settimane fa si è letto sui giornali che un responsabile che aveva organizzato una raccolta di fondi per beni umanitari e benefici si è intascato tutti i soldi e se ne è tenuti per sé. Mi ha sempre lasciato molto perplesso questo modo di raggranellare soldi. Bisognerebbe che ci fosse un controllo ben definito e severo. Mi ricordo che quando ero giovane esistevano già queste cose, ma allora erano ancora più tragiche, perché quando si diceva di inviare olio extravergine ai paesi africani, l'olio che c'era dentro alle taniche era olio esausto di motori, o comunque spedizioni di beni di primo consumo avariate. La beneficenza è una cosa meravigliosa, non lo metto in dubbio, e dovremmo essere tutti disponibili a farla. Però quando non esistono termini di paragone, termini di controllo severi e inflessibili, la truffa si nasconde sempre da qualche parte. Cosa ne pensi, Rosario? Ma guarda, cioè, le truffe sono sempre dietro l'angolo, quindi automaticamente non è che le sappiamo benissimo. Dove ci sono soldi, ci sono truffatori. Certo. Quindi non è che non mi meraviglia più di tanto sta cosa, sai? No, assolutamente non meraviglia. Hai seguito anche per quello che riguarda i terremotati, no? Quelli dell'Aquila. Addirittura, ecco, parliamo dei terremotati. Perfetto. Le banche, per esempio, che subito sbandieravano che non avrebbero incassato i rati dei mutui, adesso li pretendono con interessi. Tanto per dire. Ma io non parlavo soltanto di questo. Io parlo anche del fatto di quella raccolta fatta attraverso gli SMS, per esempio, no? Certo, certo. Dietro c'è una società che raccoglie questi fondi, ma questi fondi poi non vanno direttamente ai terremotati, da quello che si è capito, ma vanno, diciamo, dati alle banche, che poi dovrebbero fare dei prestiti a, diciamo, ai terremotati. Cioè, alla fine ai terremotati direttamente non va nulla, da quelle che si è capito. Esatto, esatto, vanno alle banche. Ormai i padroni dell'Italia sono le banche. È una cosa incredibile, cioè. Quando capiremo che il regime capitalista non è il miglior regime per il popolo, sarà sempre, sempre troppo tardi. Ma dubito, Rosario. Io parlo di regime capitalista, che possiamo benissimo vivere in democrazia senza che ci siano banche e capitali che comandano, cioè che fanno il bello e il cattivo tempo, per esempio. Esatto. Vediamo la situazione delle banche. I mutui per le case si sono ridotti del 40%. Le case ormai sono svendute. L'altro giorno passavo così per caso di fronte a un'agenzia immobiliare e ho messo l'occhio così per vedere un po' i prezzi delle case. Sono rimasto sconvolto.
adesso appartamenti di 3 o 4, 5 camere, doppi bagni, garage, terrazzo, cantina, ormai costano come costavano un anno o due fa i monolocali. È una cosa incredibile, è un segnale estremamente pericoloso, quando anche il mattone, che è un bene di rifugio, vale poi poco. Logicamente è comprensibile, perché le banche non danno più mutui, cioè ti danno i mutui se i soldi li hai già tu. Questo non l'ho mai capito, eh? È uno di quei calcoli economici a cui non ci arrivo. Cioè, se tu hai, ci devi arrivare. Ah, io non compro, io non ho mai comprato una casa in vita mia, non ci tengo. Cioè, bisogna che tu hai la copertura bancaria, un garante che addirittura si cointesti la casa. Cioè, siamo arrivati a delle assurdità fuori da ogni pensiero, fuori da ogni, come diciamo a Bologna, sparadello. È una cosa allucinante, la lasciamo perdere. Invece parliamo di una cosa tragica successa a Bologna, che leggevo anche oggi. Una ragazza bolognese di 21 anni ha partorito due gemelli, uno l'ha buttato nel pattume. Uno, diciamo, che a decidere quale doveva essere buttato. No, il caso è un po' strano, dopo sono andato a leggere la spiegazione. Questa ragazza ha partorito in casa, si vede che ha espulso il primo gemello e l'ha gettato, poi si è fatta ricoverare e i medici hanno fatto nascere l'altro gemello, però si sono accorti che non era un parto unico, ma era un parto gemellare, e quindi è stata scoperta l'inghippo e la violenza che è stata fatta. Ma adesso ormai la vita non costa più niente, non mi meraviglio assolutamente. La tragica cosa in queste cose, la cosa più tragica è che non ci si meraviglia più. Questo è vero. Tutto normale, l'amante ammazza, gli amanti si ammazzano fra di loro, i genitori ammazzano i figli ammazzano i genitori. D'altronde è così facile, non c'è nessun problema. Si va in prigione per un brevissimo periodo e tutto è risolto. Forse era meglio mantenere la pena di morte. No. Almeno non si tornava indietro. Sì, no, io non sono mai favorevole a questo. Cioè, la pena di morte è un segno di inciviltà, perché okay, ti comporti come l'omicidio, come l'assassino, alla fine. Allora, omicidio legalizzato. Insomma. Siamo perfettamente d'accordo, Rosario, che la pena di morte è un fatto negativo. Ma allora facciamo una giustizia giusta, in cui chi ammazza non vada in prigione o addirittura venga assolto, o il gioielliere che, difendendo i propri valori e la propria vita, ammazza il delinquente, deve andare in prigione il gioielliere e il delinquente e diventa un eroe. No, queste cose sono inammissibili, non è possibile pensare una giustizia in questi termini. E parlando di giustizia e parlando di carceri, parliamo un attimo di carceri. Bene. Già ne abbiamo parlato tempo fa di carceri. Logicamente le carceri riguardano solo noi poveri cittadini,
perché logicamente chi è al governo, anche se è un delinquente patentato, il carcere non lo vede nemmeno col binocolo, o perlomeno si finge ammalato e torna a casa immediatamente. Il problema delle carceri sta diventando un grosso problema, perché la morte nelle carceri sta aumentando a livelli esponenziali. Solamente nel 2011, quindi l'anno scorso, è stato fra i detenuti delle carceri italiane una vera e propria strage. Sono stati 186 morti, tra questi 66 sono suicidi accertati, 23 le morti ancora da chiarire, un omicidio e 96 decessi per cause naturali. Dal 1 gennaio del 2012 sono 23 fino a giugno i suicidi e 68 i decessi per cause naturali. È una, si direbbe, una pandemia, una malattia virulenta che si sta propagando a macchia d'olio. E purtroppo non si riesce a porre rimedio a questa cosa. E le carceri sono inadeguate al numero dei carcerati, quello è il grosso problema. È il sovrappopolamento delle carceri. Infatti i detenuti sono costretti a vivere in celle di pochi metri quadrati e sovrappopolate. Se la sera noi poveri cittadini non riusciamo a dormire per il caldo, pensiamo alle temperature che possono raggiungere queste celle sovrappopolate. È un 67.000 persone sono racchiusi in celle che ne potrebbero, o meglio, dovrebbero contenere non più di 40.000. Quindi fanno i letti a Castello. Ah beh, non a Castello, proprio a Castello del Castello. Sì. Quindi 67 su 40, diciamo che siamo verso il doppio dei detenuti logicamente. È una situazione insostenibile. E purtroppo non c'è assolutamente nulla da fare. I radicali italiani hanno proposto varie soluzioni di legge per riuscire a contenere questa sovrappopolazione, ma non. Non è possibile. Poi l'assistenza sanitaria in queste condizioni è difficilissima, fra le altre cose. Quindi, oltre ai suicidi, si aggiungono le malattie che vengono portate a termine, cioè un insieme di cose che non vedono uno sbocco proprio. Ok, Rosario. Bah, io vorrei dire una cosa sulle carceri, se mi permetti, Alfredo. Perché queste carceri, noi abbiamo un sistema carcerario, secondo me, insomma, come anche hai detto tu, che è inadeguato, diciamo, dal punto di vista come spazi, insomma, come ricezione di numero di detenuti, no? Ma la cosa che a me piacerebbe è che le carceri dovrebbero essere un punto dove il carcerato dovrebbe redimersi, diciamo, dovrebbe attraverso la struttura dello Stato possa diciamo redimersi, capire lo sbaglio che ha fatto. Ovviamente non parlo dei casi esasperanti, no? Come i mafiosi, i pluriomicidi, eccetera.
ma parlo, diciamo, di persone soprattutto che fanno dei furtarelli, piccoli furti, eccetera, perché il vecchietto che ruba una mela va in galera e così, Certo. e il ministro che ruba miliardi, insomma, non passa niente. Ma questa, diciamo, è Ma la nostra anomalia, l'anomalia della, diciamo, lo so. dell'Italia. Ma infatti il grosso problema, Rosario, è che chi entra in carcere per piccole cose, all'interno del carcere diventa un delinquente rifinito proprio. Non c'è una redenzione verso il bene, ma a causa dell'inadeguatezza delle carceri e di questo sovrappopolamento, i piccoli ladruncoli di strada, chiamiamoli così, ecco, a contatto con i ladri professionisti, gli assassini, i mafiosi e via discorrendo, imparano un mestiere che però non è il falegname, l'idraulico, il rilegatore di libri come si imparava una volta, ma la delinquenza più violenta e più cattiva, ecco. Beh sì, è così. Comunque, insomma, non so, ci vorranno secoli, millenni perché si riesca a capire questo punto. Ah, non lo Non so, so. so perché. Io penso perché, guarda, ti dico subito, se l'andazzo, diciamo, della nostra economia va così sempre più in scatafascio, no? Diciamo, va distruggendosi, secondo me aumenteranno i numeri dei furti, i numeri di detenuti Ah beh, appunto, indubbiamente. perché, oh, rendiamoci conti, io ho visto per televisione che c'è gente che vanno fuori dai mercati ortofrutticoli e vanno a rovistare tra l'immondizia, però ci saranno sicuramente Certo. persone molto più spregiudicate che a quel punto diranno: scusa, sto nella merda più pura, chi se ne frega, Esatto. vado a Ma rubare, insomma, e poi mi acchiappano, vado in galera. E quindi ci può essere anche un aumento di detenzione, no? Di detenuti. Quindi, se adesso è disastrosa questa situazione, figuriamoci tra qualche tempo cosa succederà. Indubbiamente adesso si trova in un bivio che può dividere la delinquenza in due settori, io penso. Una delinquenza, quella tradizionale, e una delinquenza per necessità. Cioè, la gente a volte ruba proprio per la necessità di dover campare. Eh beh, oh, stiamo arrivando a questo punto, Ma ormai. stiamo arrivando come si leggeva nei libri di Hugo, di Eugène Sue e di Zola. Questo il futuro della piccola delinquenza che ruba non per fare un gesto cattivo, ma proprio per necessità di vita. Allora cosa mi vengono a raccontare questi del governo? Cioè che oggi Ma siamo il governo tassati gliene frega niente. per il 55% e dicono possiamo arrivare al 75%, cioè, ma Ma stanno scherzando? una spiegazione di tutto questo è successa qualche giorno fa, non mi ricordo dove, che dei carabinieri hanno arrestato una persona anziana che aveva rubato della roba da mangiare e sono stati i carabinieri stessi a pagare il commerciante, perché hanno capito che questa persona non voleva fare del male, ma aveva fame. Cioè, per questo. Vabbè. Passiamo ad altri, invece uno che ha Volevo fatto del dirti una. male, Sì. allora aspetta, dov'è che siamo rimasti? Che devo guardare il mio schermo qua. Ah, ecco, bravo. Allora, parliamo invece di una persona indagata. Condannata, adesso condannata non lo so perché prima era gli arresti domiciliari, adesso gli hanno tolto anche gli arresti domiciliari. Comunque, parliamo di un caso che ha fatto incazzare
violentemente tutti i social network. Parliamo dell'emerito comandante della Costa Concordia, quello che ha fatto, essendo lui il capitano, la responsabilità è sua, deragliare la nave. Deragliare è un po' troppo, eh? Eh? Deragliare è un po' troppo. Cioè, ha fatto cappottare. E se noi guardiamo. Naufragare, dai. Se noi guardiamo, l'altro giorno l'ho visto in una ricostruzione, è proprio come quando le macchine affrontano una curva troppo stretta e cappottano. La stessa cosa ha fatto questa nave da crociera, che facendo una curva un po' stretta ha cappottato. Scusa, non è che ha preso uno scoglio? Sì, ma vabbè, per forza è andato a sbattere sullo scoglio, quindi... Ma vabbè, quello nessuno saprà mai la verità. Comunque, da tutte queste cose, ci sono stati 14 morti, se non erro, feriti, eccetera. A questi, allora, a tutte le persone che sono state coinvolte, non parliamo dei morti che è un altro discorso, tutte queste persone che sono state coinvolte in questa tragedia, perché è una tragedia, gli è stato rimborsato un importo pari a 14.000 euro per il rischio di vita. Invece il nostro bel capitano Schettino, colui che quando è successo il caso è sceso a terra e ha detto me ne vado a casa, adesso con le interviste che sono state fatte in questo periodo a lui che è uscito dagli arresti domiciliari, ha ricevuto un compenso di 50.000 euro. Salute. Salute, cioè a chi ha subito il pericolo di vita 14.000 euro, a lui che si è allontanato dalla nave abbandonandola per un'intervista 50.000 euro. Ah, ecco, il quotidiano, la rivista ha pagato questi 50.000 euro. No, è un'intervista sulla trasmissione di... adesso prima era Quarto Grado, adesso è di Salvo Sottile, adesso si chiama Quinta Colonna, questa nuova trasmissione. E logicamente il conduttore ha negato, come sempre si fa quando si ha torto, si nega subito la verità, e comunque l'Unione Nazionale Consumatori è in sorta proprio per questo fatto di giustizia che è di figuraccia morale, perché se un passeggero ha ricevuto 14.000 e il comandante che è scappato ne prende 50.000 per un'intervista, mi sembra che ci sia qualcosa che non va. Certo, non tornano i conti. Non tornano i conti. Ma adesso io penso che sia proprio in uso nei media questo fatto di intervistare assassini, conniventi, qualsiasi persona che abbia commesso un crimine, perché c'è questa fobia delle persone di dover vedere, di dover capire, di dover essere aggiornati. Vediamo che questi assassini così non ancora risolti sui media vanno avanti per mesi e mesi, con inchieste, con interviste, con esperti. Cioè è diventato, credo, questa delinquenza portata alla ribalta, è diventato un business notevole.
perché adesso a volte ho seguito quarto grado nei vari omicidi eccetera, e gli avvocati e gli psicologi e i preti e i criminologi e tutta gente che non va in televisione gratis. Questo indubbiamente. Ci credo. Solamente io e te lavoriamo gratis in Italia. Grazie Alfredo, grazie che riconosci il nostro lavoro, insomma, almeno. Invece, logicamente la Alfredo il ricci incazzato ha detto la sua, e logicamente le emittenti non ci rimettono, perché lo share che riescono a ottenere è così morboso, è talmente alto che copre indubbiamente tutte le spese. Comunque abbiamo capito, se voi commettete qualche crimine andate a farvi intervistare e ritornerete indietro di tutti i soldi che avete perso, che, o comunque guadagnerete dei soldi, ecco. Questo è poco ma sicuro. Cosa vuoi che parli adesso, Rosario? Alfredo, volevo fare un attimo dire una cosa. Dimmi. Aspetta, si sente un po' basso perché sono i bassi che fanno schifo a me stasera. Volevo dire una cosa, perché ho letto, leggevo sul Fatto Quotidiano stasera, mm-hmm, che finalmente la Consulta si è pronunciata e ha detto che i servizi pubblici non si possono privatizzare. Ma la Consulta si è pronunciata, tu cosa ne dici? L'ascolteranno? Ma parliamo del problema anche dell'acqua? Sì, anche dell'acqua. Quello l'ho letto anch'io. Ma qui si parla di servizi pubblici, perché in certo, un servizio pubblico sono anche i trasporti. Certo, tutto quello che viene fatto verso la cittadinanza. E quindi questo fatto che hanno privatizzato le ferrovie, hanno privatizzato le poste, stanno privatizzando tutto, cioè ciò che riguarda il servizio al pubblico, allora lo devono fare sì o no? Cioè, questo che mi domando. Se la Consulta dice che non si possono, cioè, perché è proprio scritto, i servizi pubblici non si possono privatizzare. Allora ragazzi, cosa ne dite? Vogliamo incominciare a incazzarci? Vogliamo incominciare a scrivere qualche cosa? Cioè, perché io credo che a questo punto, come cittadini, soprattutto i cittadini della rete, dovremmo fare qualche cosa, insomma. Indubbiamente è un argomento di cui se ne parla da tanto tempo, quello della privatizzazione, dei vari referendum, anche se sappiamo perfettamente che i referendum sono delle prese per il culo spaventose, fanno solamente spendere dei soldi e vari milioni per la loro organizzazione, e se ne parla, bisognerebbe definire la cosa e portarla in porto, ecco. Questo, ma tra definire una cosa in Italia e portarla in porto c'è un grosso divario, purtroppo. No, perché non c'è la volontà, cioè la volontà è l'opposto, cioè la volontà è privatizzare tutto, svendere il patrimonio dello Stato italiano, quindi dei cittadini, perché è questo che vogliono farle, cioè, certo. Alla fine non ci resta più niente, non avremo più niente, non saremo più proprietari di nulla. Ma non vedi che stiamo distruggendo tutto? E migliaia di scuole vengono chiuse, ospedali
vengono chiusi. E logicamente la privatizzazione è una fonte di guadagno enorme per i politici. E quello è il problema. Perché quando privatizzi vuol dire che c'è un passaggio di denaro. E quindi ci sono le mazzette, le tangenti, gli occhi che si chiudono, non un occhio, due occhi, e via discorrendo. Quindi la prima che si diventa orbi poi, eh? Ah, ma siamo già orbi. È quello il problema, Rosario, che se una cosa è pubblica e rimane pubblica, non dà guadagno, non dà possibilità di speculazione, quello è il problema. Ecco, è questo, non è che non dà guadagno, non dà possibilità di speculazione, perché dove sta scritto che ciò che pubblico non bisogna che ci guadagni? Da nessuna parte, insomma, no. Anzi. Ok? È così. Passiamo a un altro argomento, hai altre cose da dire, Rosario? L'inchiesta giustizia e impunità su Formigoni. Oh signore, il vecchio Cirellino. Allora, sul Fatto Quotidiano si riporta la notizia che dall'inchiesta sulla sanità emerge un triangolo celeste, scrivono tra virgolette, celeste, che da Pelego porta alla struttura da lui guidata. E spunta un biglietto del presidente a Maugeri, lo ringraziava per i fondi per la campagna elettorale. Quindi sembra che Formigoni abbia avuto questi soldi. Ha avuto le ville, ha avuto le case, ha avuto i soldi. No, no, può dire quel che vuole Formigoni. E poi d'altronde, da un Cirellino, che cosa ti aspetti? Non è che. Erano già delinquenti all'inizio di quando furono creati. Cosa furono creati? Nel non 60. L'ho seguita la storia dei Cirellini. Non l'ho seguita la storia dei Cirellini. Lo so. No, cioè, tu non pensavi solo a Soyuz, ai Soyuz che volavano in cielo. Può essere, sai. Volevo già assentarmi all'epoca, capito? È vero. Volevo volare via. Forse avevo sentore di quello che stava per accadere. Esatto, perfettamente. Invece siamo nel periodo delle vacanze. Calcolate che a Bologna, questo l'ho visto con i miei occhi, dove c'è una coda al venerdì sera di una ventina di chilometri per entrare nell'autostrada che porta a Rimini. Quindi c'è tutta la gente che corre verso il mare a spendere i soldi che non ha, a fare prestiti, a fare debiti e a fare tutto quello che può per passare poi qualche giorno spaparanzati a prendere il sole. Questo argomento così estivo, così solazzevole, solazzevole mi introduce in un discorso invece tragico, perché se no non sarei il Gricio incazzato. Non ti puoi smentire, sai. Non mi posso smentire, anche se devo dire che il caldo di questi giorni mi ha ammollato, affossato un po' le spine. È stato molto pesante, molto, molto, molto. Parliamo di lavoratori estivi nella fabbrica del divertimento e del sole della Romagna, ma penso che poi sia un po' un discorso generico di tutte le stazioni balneari. Lo sfruttamento dei lavoratori stagionali, perché logicamente lavorano, diciamo, da maggio, penso, a settembre,
A Rimini ci sono 40 vigili solamente che debbono controllare gli ambulanti abusivi. Io l'altro giorno sono stato al mare e non ho visto un vigile neanche pagarlo oro. Mentre solo due invece sì, dovrebbero controllare le condizioni dei lavoratori in alberghi, ristoranti o impianti balneari. Gli ispettori, quelli del lavoro, quindi quelli che sono, dovrebbero essere 23, ma sono sempre nelle condizioni di elevare reati, non sono sempre incapaci per questioni di tempo, eccetera, a capire la situazione di rapporti di lavoro tra il gerente e il lavoratore. I costi orari, cioè i rimborsi orari di tutta la gente che lavora nella struttura alberghiera, comunque nella struttura balneari, chiamiamole così in generale, che comprendono, come ho detto prima, gli alberghi, le pensioni, gli impianti balneari e via e i ristoranti, hanno stipendi da fame, cioè si aggirano dalle 3 alle 4 euro a ora. Salute. Ecco. E purtroppo la situazione anche qua, come dicono, noi potremmo chiamare questa trasmissione purtroppo, perché sì, la parola più usata, e spesso non sono in regola, fanno orari spaventosi che superano abbondantemente le ore di contratto e in condizioni anche faticose, ecco, specialmente quelli che devono stare all'aperto. Quindi certamente è bello andare al mare, è bello riposarsi per quei 10-15 giorni, però cerchiamo anche di pensare a tutte queste strutture, a tutte queste persone che lavorano per noi in quei giorni, che fanno una vita d'inferno, guadagnano, non dico nulla perché non è vero, però guadagnano cifre irrisorie rispetto al lavoro che fanno e spesso li trattiamo anche male. E questo è il messaggio che voglio. Adesso l'articolo è lunghissimo, c'è pieno di esempi, quasi tutti sullo stesso tema, ecco, delle ore enormi, le ore numerosissime da fare e del guadagno bassissimo. Per esempio un bagnino ha preso 50 euro per 10 giorni di lavoro. Cioè niente. Direi che è un buon guadagno. Sì, per la fame sì. Per la fame sì. Qua bella se fai fame... quei posti lì, se vai a fare colazione hai speso 5 euro, insomma. Senti, no, sono andato con mia moglie, abbiamo mangiato, no, questa volta non posso lamentarmi, perché siamo andati a Lido di Spina, abbiamo mangiato in un bagno, cioè nel bar-ristorante del bagno, però abbiamo mangiato molto bene, abbiamo speso poco, forse è stato un caso questo. Però sappiamo benissimo che in questo periodo tutto è gonfiato. Posso capire che indubbiamente queste zone balneari hanno un periodo produttivo breve. Per esempio, cioè da maggio, secondo le stagioni, fino a ottobre, ecco, se le stagioni, però dovessene approfittare
così in maniera plateale è veramente brutto. Non è che è brutto, è vergognoso, diciamo. È vergognoso, è vergognoso. I sindacati cosa fanno? Come? I sindacati cosa fanno a questo punto? Sai, non c'è un controllo, non c'è, è un sottobosco proprio, eh? Sono d'accordo che è un sottobosco, non c'è controllo, quello che vuoi, però cioè, i sindacati dovrebbero intervenire perché cioè, diventa vergognoso, perché poi del resto queste strutture guadagneranno, non è che... Vabbè, indubbiamente guadagna. Mettere all'osso tutto, diciamo, sia i clienti che i lavoratori. Per esempio, quattro lavoratrici, in questo caso tutte romene, hanno reagito e hanno, attraverso l'associazione, hanno ottenuto il supporto di un avvocato romagnolo, un certo Raffaele Pacifico, che ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Rimini per riduzione in schiavitù e mobbing. Quindi vedi a che livelli siamo arrivati. Ho raccolto, dice l'avvocato, ho raccolto i loro racconti in lingua originale e poi li ho fatti tradurre in modo che le spiegazioni siano state chiare. Sono racconti crudi che parlano di avanzi di cibo da mangiare con gli animali domestici dei titolari degli alberghi, di giorni di riposo mai concessi e di assenze per malattie negate. Quindi siamo proprio a livello di schiavi. Ti ripeto, sempre più vergognoso, perché insomma 5 euro al giorno, cosa sono, insomma, cioè quanto costa affittare un ombrellone con sedia a sdraio al giorno? Ah, senti, no, un ombrellone in bassa stagione viene sulle 90 euro a settimana. Come vedi, paghi il bagnino 5 euro al giorno. No, beh, sì, euro, sì. Sai. Una cosa, cioè... Con un solo ombrellone si è pagato due stipendenti settimanali e ti è rimasto anche, sono rimasti anche dei soldi. Insomma. Esatto. Cioè... Allora, un'altra notizia. Questa è molto brutta. Mi devo preoccupare? No, non ti devi preoccupare, ma ti devi indignare. Questo è successo nell'ospedale di Bosco Trecase, in provincia di Napoli. Guarda mo, siamo in provincia di Napoli. Guarda un po' te, guarda un po' te. L'hai pescata apposta, allora, Ma tu sei di Treviso, quindi non devi preoccuparti. Allora, in una clinica ostetrica del paese di Bosco Trecase in provincia di Napoli, una bambina morta, forse per le incurie degli infermieri e dei medici, ed è venuto in mente alla struttura di modificare la cartella clinica per poter sgravare le colpe della struttura stessa. Siamo arrivati addirittura a barare sulla professionalità degli infermieri e dei medici per poter coprire un loro errore. È stato chiesto, decidono di come apparare, questo è un termine napoletano che non saprei tradurre, ma penso che voglia dire mettere a posto, dai. Mettere a posto, far apparire, apparare, diciamo, mettiamo un po', cioè aggiustare, ecco, truccare la cartella clinica per nascondere le loro responsabilità. Se si fosse verificato il peggio, che poi il peggio dopo pochi giorni è accaduto, perché la bambina è morta. Questo è ultra che vergognoso. Cioè, noi ci affidiamo ai medici, che certamente il 99,99% sono tutti i medici e infermieri,
sono tutte professionisti di altissimo livello, però le pecore nere vivono anche in queste sezioni, in questi settori. Certo, certo. E per lavarsene le mani hanno voluto modificare la cartella clinica in modo che dimostrasse a chi la controllava che loro avevano fatto tutto il possibile, non avevano commesso errori in sala parto, e quindi non la colpa della morte, perché se fosse avvenuta la morte, poi come poi è successo, non doveva essere attribuita a loro. Anche questa è una cosa faticosa da mandar giù, eh certo. È mala sanità, ma scusa, mala sana sanità. È mala sanità, siamo d'accordo, è la mala sanità, noi ne siamo abituati in Italia. Però il volere truccare le carte è molto triste, molto triste. Cioè, la, come si potrebbe dire, la fiducia del cittadino ogni giorno che passa si sgretola, viene a mancarne un pezzo, perché siamo come animali braccati, rinchiusi in un angolo del recinto, e abbiamo i lupi affamati che ci stanno sempre intorno. Questa è la situazione del cittadino italiano. E da qualunque parte noi ci guardiamo, ne ci rivolgiamo o cerchiamo aiuto, troviamo sempre la truffa, sempre la delinquenza, sempre il benefreghismo, e chi ha più ne ha più ne metta. Purtroppo. Purtroppo questa è la nostra realtà, amici, e non possiamo farne niente. Purtroppo. Io adesso direi di chiudere con un'altra, un paio. Prima di chiudere vorrei così lanciare un appello. Cioè, noi come Saiuz Web TV, e quindi Ricci Incazzato in prima persona, stiamo cercando di mettere su una trasmissione parli di libri, di scrittori, autori, eccetera. Quindi se ci fosse qualcuno, insomma, interessato a proporre un suo libro, eccetera, può contattare direttamente Ricci Incazzato mandandogli un'email a riccio.incazzato@saiuz.com. Cerco di scandire bene le email così le persone capiscono, ma poi dopo, certo, in fase di preparazione del video, quando l'abbiamo finito di registrare, farò scorrere anche tutte le email, le cose, insomma, perché chiunque volesse, insomma, questa trasmissione noi vorremmo farla partire per settembre, diciamo. Quindi, va bene, no, questo è molto importante. Sì, e poi un'altra notizia è che come Saiuz Web Radio stiamo preparando, diciamo, ci presenteremo al Super Sound di Faenza. Si tiene il 28, 29 e 30 settembre. È una grandissima manifestazione che tutti quanti, diciamo, consiglio di andarla a visitare. Comunque a giorni metteremo qualche notizia sul blog, faremo degli spot sia sulla web TV che sulla web radio, insomma ne parleremo anche nelle nostre trasmissioni. Insomma. Vai Alfredo, scusami dell'interruzione. No, no, molto interessante, specialmente nella manifestazione di Faenza, cos'è quella della chiesa in cui eri presente anche l'anno scorso, giusto? Sì, sì, ero presente anche l'anno scorso. Anche l'anno scorso, molto, molto, molto seguita. Per ultime notizie, io ritorno sul discorso dell'omofobia, che è un tema che ti interessa molto, vero? Mi interessa molto perché io credo nella libertà. La libertà è... ognuno deve avere la propria libertà, non c'è niente da fare,
Fino a che non ti limitano la tua libertà, la libertà deve essere concessa, e se limitano la tua libertà possiamo sempre discuterne. Invece la situazione, a differenza di tutte le altre nazioni europee, la libertà in Italia è gravemente limitata e offesa, non c'è nulla da fare. Siamo semplicemente, non dire dei retrogradi è un complimento in definitiva, siamo persone senza una minima sensibilità, ma non lo facciamo, lo si fa per, io non credo che spesso venga a galla il problema dell'omofobia, ma di qualunque altra limitazione di libertà per convinzioni personali. Io penso che spesso avvenga questo sentimento di odio e di rancore per delle convenzioni sociali. È per la paura di essere liberale, per la paura di essere un uomo libero. E siamo condizionati completamente dalle strutture sociali. E non siamo più in grado di ragionare con la nostra testa. Questo è un fatto gravissimo, gravissimo, gravissimo. E parlando di omofobia possiamo abbinarla al discorso dei militari. Gli omosessuali sono dei degenerati, che però questa volta non è una battuta di spirito di qualche cacciatore o del grandissimo Francesco Totti. A definire così i gay è stata la scuola maresciallo e brigadiere dei carabinieri, nella dispense che pubblicano, sinossi per la preparazione al concorso per avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante. Cioè, in un manuale viene definita questa porcata cioè nero su bianco, il manuale che è stato datato del 2011 ed è stato approvato dal comandante colonnello Pasquale Santoro. È una, secondo il cartellino biografico, cioè secondo la dispensa che veniva utilizzata per fare questo esame d'avanzamento, un buon maresciallo aiutante dei carabinieri deve saper compilare il cartellino biografico dei soggetti di interesse operativo, cioè delinquenti abituali o professionali, che agli arresti domiciliari è sottoposta a misure di prevenzione, evasori, persone appartenenti alla criminalità, eccetera. E tra le notizie sull'identità delle persone, il loro carattere e le malattie fisico-mentali ci sono anche le degenerazioni sessuali, perché l'istinto sessuale prende parte molto attiva alla formazione del carattere e nello sviluppo delle attività individuali. E soprattutto è specificato, degenerazioni sessuali sono l'omosessualità, l'esibizionismo, il feticismo, il sadismo, il masochismo, l'incestuosità, la necrofilia, la bestialità o zoofilia. Questa è la situazione dell'arma dei carabinieri, fedele nei secoli, come è il loro motto. Cosa possiamo dire su questo? Poco. Purtroppo c'è poco. Molto poco. È una cosa allucinante, dice l'onorevole Paola Conci, che è da anni impiegata nella battaglia contro l'omofobia. Chiederò di annullare il concorso, farò un'interrogazione parlamentare e inviterò il Ministro della Difesa a giustificare questa cosa. È una,
esiste questa realtà in Italia, logicamente gli omosessuali vanno bene nello spettacolo, vanno bene nelle forme di divertimento, mentre nelle forme civili, di partecipazione civile al benessere della nazione, questi debbono essere scartati come reietti o non degni di aiutare la cittadinanza. Ultima, sempre parlando dello stesso argomento, questa è una cosa nuova, penso è successa oggi, il molto santo Pier Ferdinando Casini. Santo, santo, santo. Ha detto che i matrimoni gay sono incivili. E l'arcigay risponde: sembra di essere in Iran. Questa è una dichiarazione dell'onorevole Pier Ferdinando Casini, due volte sposato, quindi qualcosa del matrimonio ne saprà, è uscito con questa bella definizione, che va benissimo la convivenza, va benissimo la coppia di fatto, ma il matrimonio è una cosa aberrante e incivile. Questo matrimonio non sa da fare. Forse bisognerebbe riscrivere anche i Promessi Sposi. Credo proprio di sì. In una versione moderna bisognerebbe riscrivere completamente i Promessi Sposi. Commentare questa cosa non serve a nulla, perché intanto è sempre la solita minestra riscaldata. Certo, sì. Cosa vuoi? Dimmi cosa c'è da commentare, cosa c'è da commentare? Nulla. Ma niente. Non c'è nulla da commentare, la gente parla a proposito. È sempre incinta. Oh no, Alfredo. Purtroppo, altro che se incinta, partorisce a getto continuo. Sì. Ma intanto l'andamento o l'andazzo del governo italiano è questo, si parla a proposito, intanto non ha nessun senso parlare. Si dicono delle castronerie che neanche un bambino di 5 anni penserebbe di dire, livello mentale da ameba, istruzione terza elementare forse. O come il Trota, lauree comprate a Tirana. Questa è la cultura, d'altronde la chiusura delle scuole, la chiusura di tanti centri di cultura, la mancanza di finanziamenti per le iniziative culturali portano poi a questo, ecco. Ovviamente. Perché come ho già detto negli ultimi anni, tutto si sta dirigendo verso un punto, e più passano i giorni più si capisce che il punto è quello. Di creare una nazione di analfabeti innanzitutto, e l'analfabeta è quello che vota con la X ed è quello che non ha la parola per controbattere. Ecco, forse il problema della parola per controbattere è il problema fondamentale della mancanza di cultura. Bene. Io direi che queste sante parole del Ricci incazzato possiamo chiudere la nostra trasmissione. Cosa ne dici, Alfredo? Ma io direi che diamo appuntamento all'ultima puntata pre-agostana, venerdì prossimo. E sperando di avere almeno, sarebbe bello però
questo la devo dire, questo la devo dire, perché è talmente bella che mi ha finalmente sollevato il morale, non per invidia però, Sì. In un aeroporto, adesso qui non c'ho il dato sotto mano, è stato fermato un uomo perché avevano visto che nei pantaloni aveva qualcosa di grosso che sembrava una bomba, e hanno arrestato l'uomo con il pene più grosso del mondo. Lo avevano scambiato per un terrorista pronto a mettere una bomba in un aeroporto. Bene, possiamo chiudere allora. Queste sono quelle notizie che allietano lo spirito e ci fanno sorridere. Certo. Buon per lui che ha quella dote lì, ecco. Però ha rischiato di andare in galera, ha rischiato. Bene, cari amici, allora per oggi è tutto. Ringraziamo Alfredo, il nostro Ricci incazzato, che ci ha letiziato, si può dire, Alfredo? Letiziato. Ma come parlano? Letiziato va bene. Sono tutti neologismi che vanno bene. Benissimo. E hai dato già l'appuntamento alla prossima settimana, quindi poi andremo in ferie anche noi come trasmissione, riprenderemo a settembre. E abbiamo in cantiere tante cose, e una di queste cose è appunto questa trasmissione da fare, incontro con lo scrittore, che abbiamo fatto una puntata zero tempo fa, l'ho fatta io per provare, e quindi speriamo adesso, tramite case editrici, cioè, o autori, scrittori indipendenti eccetera, che volessero parlare eccetera, che si mettano in contatto con te, con Alfredo, riccio.incazzato@science.com. E per oggi è tutto. A proposito, cari amici, sulla web radio ascoltatevi la puntata The Rock Band History, per esempio, di Gianluca, prodotta, condotta, fatta tutto da Gianluca, scrivetegli gianluca@science.com. Bene, per oggi è tutto, ringraziamo i nostri amici che ci hanno ascoltato, e anche chi ci ascolterà quando guarderà questa puntata in registrata. Alfredo, un saluto e poi chiudiamo. Un saluto carissimo a tutti e alla prossima. Ciao ciao a tutti.